siamo molto felici che sia al telefono con noi il sottosegretario Pierpaolo Sileri. Buonasera. Finalmente uno che ne capisce. Sì. Buonasera, grazie dell'invito e della fiducia. No, è vero, uno che ne capisce. Io non sopporto, Sileri, chi dice io non mi vaccino, ma se non ti vaccini e ti prende il virus, se lo attacchi, ma possibile, non capisco. Io direi non vaccinatevi e chiudetevi in casa fino a che è finita la pandemia. Non è un optional. No, vedi, scusi, No, se... allora, vedi, il punto è questo, è che se troppi, diciamo, dovessero avere questo pensiero e quindi non recarsi la vaccinazione, tutti i nostri sacrifici diventerebbero inutili. Uno ci può stare, perché ma... dice io non mi vaccino, però intorno a me ho il 90% della popolazione vaccinata, non lo attacco a quel 90%, ma se la percentuale di coloro che in qualche maniera dovessero pensare io non mi vaccino perché non voglio vaccinarmi, lei immagini se dovessimo fermarsi al 50% di persone vaccinate, il 50% di ragionamenti in questa maniera, sarebbe un dramma, ecco. Sarebbe un dramma serio. Sottosegretario, però la paura è evidente, nel senso che proprio appunto dicevamo poco fa che quando parliamo di vaccini arrivano messaggi come quello che abbiamo sentito poco fa, e come questo glielo facciamo sentire? Io ho semplicemente paura perché non c'è nessuno che mi spiega esattamente quali sono i pericoli che io corro nel farmi il vaccino. Io sono un iperteso di grado 2 e non c'è nessun dottore, e mi sono consultato con tanti dottori, che mi abbia spiegato correttamente o mi abbia convinto di fare il vaccino. Ma chi me lo cresce mio figlio se io muoio durante la somministrazione del vaccino? Io sono una persona che fa tamponi una volta ogni 15 giorni e sono negativo. La mia è semplice paura. La disinformazione che c'è in questo Stato e in Europa è talmente tale che la gente è ovvio che abbia paura. Non è questione di essere pecoroni o stupidi, è tutt'altro. Concedetemi questo. Come mai c'è questa paura dei vaccini, sottosegretario? Ma vede, la paura dei vaccini è antecedente il coronavirus. Certo. Se vi ricordate le polemiche negli ultimi 10 anni... Il morbillo, tutto, ricordiamo. Sì, ma ancor peggio, diciamo, pensate a quel lavoro fake scientifico nel quale veniva fatta una correlazione con l'autismo, voglio dire. Sì, no? Quando ha scoperto il ricercatore, diciamo che era un lavoro... non propriamente scientifico, diciamo così. Quindi poi è cresciuta questa antiscienza, sì. Ma non è solamente per i vaccini, guardi, la stessa cosa vale per l'oncologia, vale per i farmaci oncologici, cioè vale un po' per tutto. Per i vaccini è cresciuta, dopo che è arrivato il coronavirus, in primis per i vaccini ad mRNA, quindi Pfizer e Moderna, dicendo no, i vaccini tradizionali sono quelli migliori perché questi sono terapia genica, addirittura qualcuno ha fomentato la popolazione dicendo che veniva inserito un microchip, cioè cose sì, veramente in America soprattutto. Per sì. Poi arrivare nel mese di dicembre all'esatto opposto. I vaccini migliori sono quelli ad mRNA. Perché? Perché gli altri hanno determinato decessi, soprattutto fra i giovani e quant'altro. Cosa è mancato? Comunicazione, chiara comunicazione semplice. Virologi o sedicenti virologi o sedicenti scienziati che andavano in televisione, soprattutto è stato dato spazio all'idea e alle persone che dicevano la cosa spesso più stramba. Persone, ripeto, anche sedicenti scienziati che si nominavano candidati al premio Nobel, voglio dire, io non ho mai visto tanti candidati al premio Nobel come nell'ultimo anno, o persone che prendevano dei lavori scientifici non essendo scienziati e prendevano delle conclusioni senza leggere tutto il lavoro scientifico. Poi si è detto di tutto, che i vaccini sono stati fatti troppo in fretta, che era impossibile avere dei vaccini in così poco tempo, che siamo tutti quanti delle cavie. Ecco, capite che all'epoca dei social anche una fake news è molto difficile poterla contrastare. Già è difficile se viene data da un organo di stampa, figuriamoci se naviga su un messaggio WhatsApp o se naviga su un profilo Facebook. Da certo. Qui è nato, attenzione, c'è anche una colpa. Perché la colpa, perdonatemi, io insisto su questo, è anche degli enti regolatori, ma perché certo. Non vi è stata uniformità, diciamo, di comunicazione all'interno dell'Europa. Voglio dire, noi abbiamo avuto i nostri 21 problemi con i nostri servizi sanitari regionali, 21 perché c'è anche
ci sono anche le province autonome, e siamo riusciti a gestirle, ma vi ricordate a fatica all'inizio per mettere tutti d'accordo intorno a un tavolo. Figuriamoci in Europa, figuriamoci che tu hai un ente regolatorio europeo che ti dà l'ok per un vaccino, poi però hai un altro stato il cui ente regolatorio lo blocca, un altro mette un limite di età diverso da un altro ancora. Questo non ha aiutato. Pensate ad esempio alle regole per circolare in Europa, guardate quello che è successo con la Grecia proprio ieri. Sì. È possibile che non si riesce ad avere una uniformità, cioè qui è un protocollo che non conoscevamo all'inizio, ma oggi bene o male dopo un anno e alcuni mesi dovremmo essere in grado di stilare delle linee uguali per tutti, adattabili, certo, a seconda delle epidemie. Ecco, quello che è mancato soprattutto sui vaccini è stata una informazione, chiara, semplice, accurata. È vero. E secondo lei cosa ci aspetta quest'estate, sottosegretario? Ci aspetta un aumento dei contagi come stiamo osservando. Ecco, tornando all'informazione, fateci caso, il lunedì mattina e il lunedì sera, quando esce il numero dei contagi, qualcuno tira un sospiro di sollievo perché sono sempre più bassi. Ma perché attenzione, a domenica fanno meno tamponi, ma o vengono trasmessi meno, così come anche il numero dei decessi. Poi il martedì improvvisamente sono più alti, o il mercoledì, e si ritorna nel dramma. Possibile che non si riesce a dare una comunicazione anche su questo settimanale? Ma cosa ce ne importa del dato giornaliero? Cioè, da ieri a oggi, cosa può cambiare? Cambierà il trend settimanale? Cosa ci aspetta per l'estate? Un aumento dei casi. In chi? In prevalenza in coloro che non hanno fatto il vaccino. Non dico la totalità, ma poco ci manca. Una quota saranno coloro che hanno fatto solo una dose, e una quota minoritaria in coloro che hanno già fatto il vaccino. Attenzione, però, quanti di questi andranno in terapia intensiva? Dipenderà dall'età. Diciamolo. E dal fatto o non fatto, se hanno fatto, perdon il giro di parole, se hanno fatto il vaccino o non hanno fatto il vaccino. Prevalentemente andranno in ospedale soggetti più anziani, soggetti portatori di fragilità che non hanno fatto il vaccino. Quindi quando si dice fatevi il vaccino per aiutare la comunità, la popolazione, no, guardate, fatevi il vaccino per voi stessi in primis, poi dopo l'effetto sulla popolazione è anche secondario, ma oggi il virus circola. Quindi è vero che circola di più ora nei giovani, che sono quelli meno vaccinati, è più probabile che un ventenne oggi vada in giro per gran parte della sera e della notte rispetto magari a un cinquantenne che il giorno dopo va al lavoro. È evidente ed è giusto che si divertano questi ragazzi, fatelo vaccinati, perché il virus circolerà di più, ancora non abbiamo completato la popolazione generale, e magari a casa vede un nonno, un parente, un fragile, un qualcuno che non ha fatto il vaccino, rischiate di mandarlo in terapia intensiva, così come rischiate voi stessi, perché è vero che i giovani non vanno in una proporzione di gran lunga inferiore, direi che il virus nei giovanissimi diciamo spesso passa come un raffreddore o in forma sintomatica, ma fosse anche solamente uno nel quale non passa in forma sintomatica o con il raffreddore, ma perdonatemi, ma perché morire a 20 anni o a 25 anni per un virus che puoi tranquillamente osteggiare con un vaccino che diciamo all'altro mondo non ti manda? È facile. Sottosegretario, che succede nella scuola a settembre? Ma vede, io ho fatto un'intervista ieri e la domanda che mi è stata fatta è: riaprirà la scuola a settembre? La mia risposta è stata: è una sfida difficile ma che dobbiamo vincere. Ma la vinceremo questa sfida? Le dico la verità, non lo so, perché abbiamo in campo diverse variabili. La prima: quanta popolazione generale si sarà vaccinata? La seconda: quanta della popolazione che andrà a scuola? Ne mancano ancora circa 240.000, che non è un numero alto, ma in alcune regioni è troppo alto. Cioè, se questi 240.000 fossero uniformemente distribuiti in tutta Italia, forse non sarebbe nemmeno un dramma, ma lo è, perché se tu hai una regione dove il 40% del personale non ha aderito, quella regione è in ginocchio. E poi quanti ragazzi o quante famiglie di ragazzi fra i 12 e i 15, 16, 17 anni decideranno di far vaccinare i propri figli? Questa è un'altra. E soprattutto questa variante Delta che corre così tanto, quanto crescerà in Italia? Io temo che crescerà al pari del Regno Unito, cioè se il Regno Unito è arrivato ad avere 30-40 mila casi, non vedo perché l'Italia dovrebbe averne meno. Cioè, attenzione, spero che non arriveremo a 40 mila,
Ma già se dovessero arrivare a 20-25 mila casi per il prossimo, cioè, noi di positivo ci abbiamo che Draghi non ha i capelli di Johnson e questo è già un vantaggio. Direi che Draghi biondo come Johnson io non lo vedo. No, il problema di Johnson è che non ha il barbiere. Sì, sarà quello. Esatto. Sottosegretario, l'ultima domanda al volo, poi la lasciamo andare che sappiamo essere piuttosto impegnato. Sarà necessaria la famosa... Però mi fai dire una cosa, che si vede proprio bravo. Non c'è dubbio. Perché è documentato e bravo, è un medico, sa quello che dice, sì. Il che non è così frequente. Grazie, andiamo. Sarà necessaria la famosa terza dose, sottosegretario? Questa è un'altra domanda che non lo sappiamo, perché questi vaccini sono nati, diciamo, alla fine del 2020 e quindi conosciamo la storia per i mesi, per gli ultimi 9-10 mesi. Ma io però le direi una cosa, io mi sono fatto il doppio vaccino a febbraio, io le dirò che forse inizio autunno comunque la terza dose me la faccio. È verosimile che questo possa accadere a un anno dalla prima dose, però le dirò di più, che è verosimile, e io di questo già ne ho parlato con il direttore generale della prevenzione del Ministero, che io personalmente incomincerei a indicare la terza dose per coloro che hanno fatto il vaccino agli inizi della campagna vaccinale e più fragili, cioè con quelle malattie che determinano un'alterazione del sistema immunitario. Le faccio un esempio fra tutti. Se io fossi un trapiantato di qualunque organo o un paziente con malattia onco ematologica che ha fatto il vaccino nel mese di gennaio, io direi forse in quel tipo di soggetto un richiamo dobbiamo incominciare a pensare. Allora metta il mio nome, perché io non sono trapiantato ma ho una certa età, ho fatto il vaccino a febbraio, metta una buona parola, io voglio fare il terzo. Parole al meglio affinché tutti avere ciò che è necessario. Vabbè. No, la faccia di quelli che se vogliono fa manco il primo, capito? E quello è un problema che non dobbiamo sottovalutare, e servirebbe più. Ma che io sottovaluto? Io non sottovaluto per niente. Facciamo così, siccome servirebbe più campagna, magari ci facciamo un bel nodo al fazzoletto, sottosegretario, ci torna a trovare a settembre e parliamo ancora di vaccini e cerchiamo di togliere un po' di paura a chi ci ascolta. Io faccio interesse pubblico in atti privati. Vabbè. A novembre, la prima settimana di novembre, il Costanzo Show comincia il 40° anno di vita, io ci terrei che lei venisse con un'iniziativa stravolgente. Grazie, glielo ho detto in pubblico. Io sono cresciuto col Maurizio Costanzo, perché ho 49 anni. Venga. Allora oggi due nodi al fazzoletto, la radio e il Costanzo Show. Sottosegretario, buon lavoro. Grazie, buon lavoro a voi. Su R101 facciamo finta che